Ciao a tutti. Vi è mai capitato di dover selezionare su Premiere un'intera traccia audio di un filmato molto lungo, divisa in più clip? Solitamente il metodo che uno utilizzerebbe sarebbe quello di posizionarsi in basso, trascinare, andare avanti, aspettare 3 anni fino ad arrivare alla fine del progetto, della sequenza. Vi spiego oggi un metodo rapido rapido per fare questa opzione. Allora, dobbiamo usare questo tastino qui, che si chiama strumento selezione tracciato avanti, oppure schiacciare l'equivalente scorciatoia su tastiera, che di solito è A. Usiamo la tastiera in questo caso. Ok, vi appariranno le due freccine, dovete cliccare dal punto in avanti, in cui volete selezionare. Facciamo il caso tipico in cui si vuole selezionare tutta la traccia audio. Noterete che facendo così seleziona anche il video, però di solito voi volete selezionare solo o audio o video, perché magari volete nidificare per applicare una serie di, come si dice, di effetti in un colpo solo. Allora, semplicemente dovete schiacciare il tasto maiuscolo, ovvero la freccia in su nella tastiera, e poi cliccare sempre. No, non dovete neanche cliccare. No, esatto, scusate. Dovete cliccare sulla traccia che volete selezionare. Quindi avete visto, adesso abbiamo selezionato tutta la traccia audio in un colpo solo. Quindi ad esempio possiamo fare anche così. Tac. Nidifica quello che volete. Ed ecco qua. Adesso rischiacciamo sulla freccina per poter selezionare, e abbiamo tutta la traccia audio selezionata. E ad esempio vogliamo aumentare il livello di tutta la traccia in un botto solo, che prima era fatta in pezzettini. Tac, aumentiamolo così. Bene, è tutto. Se questa guida vi è stata utile, cacciate il like. Bella lì.